Traditi dalla tecnologia, 5 ragazzi responsabili di atti vandalici nel parcheggio interrato a Saluzzo, identificati, dovranno pagare multe e danni al condominio. Sanità, il Piemonte resta fra le promosse, ma dalla vetta passa alla 12ª posizione nella classifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. A Cuneo rimosse dal comune 5 panchine in via Silvio Pellico per scoraggiare il bivacco ed il degrado nel quartiere. L'intervento è stato sollecitato dai residenti. Domenica i campi del Parco della Gioventù di Cuneo verranno intitolati ad Alessandra Witzel, l'emozione della grande amica Eva Callipo. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. In apertura la cronaca, andiamo anzitutto in montagna, dove il soccorso alpino e speleologico piemontese è intervenuto nel pomeriggio, in particolare nel comune di Sampeire, per cercare di soccorrere un cacciatore che sarebbe stato colto da un malore in località Pui, intorno ai 1800 metri di quota. È stata inviata un'eliambulanza, quindi l'elisoccorso, l'emergenza sanitaria piemontese. L'equipe però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. In attesa dell'autorizzazione per la rimozione della salma, sono state trasportate in elicottero in quota le squadre a terra del soccorso alpino, che in seguito si sono occupate del trasporto poi a valle a piedi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Veniamo ora invece alla notizia che dimostra l'efficienza dei nuovi sistemi di videosorveglianza urbana, quelli che sono in corso, molti sono i progetti in corso su tutto il territorio cuneese e non solo. Si tratta di un sistema con telecamere particolarmente evolute che riprendono nel dettaglio e riescono anche ad aiutare nell'identificazione delle persone riprese. Così è stato a Saluzzo, in un parcheggio interrato, dove 5 ragazzi avevano dato libero sfogo alla loro voglia di realizzare graffiti, ma anche di fare danni. Sono stati tutti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, così come potete vedere dalle immagini. Ovviamente la loro figura è stata occultata per rispetto della privacy, ma era perfettamente visibile dagli agenti della Polizia Municipale di Saluzzo, che hanno visionato le immagini, identificato i ragazzi. Sono stati già raggiunti, denunciati per danneggiamento e atti vandalici. Ora dovranno rispondere di quello che hanno fatto, non solo attraverso il pagamento delle multe, ma anche pagando i danni causati al condominio. Ed ora parliamo di sanità. Il Piemonte è in calo in merito ai livelli essenziali di assistenza. Sono praticamente il rapporto fra il corretto uso dei fondi pubblici, quelli derivanti dalle tasse, e l'erogazione dei servizi. Sarebbe però un problema più di natura burocratica che di natura poi di effettiva qualità del servizio sanitario. Il Piemonte in 2 anni ha perso 30 punti in termini di qualità dei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Sistema Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento del ticket, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, ovvero le tasse. Sono suddivisi in 3 grandi gruppi: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Piemonte è stato leader sino al 2019, anno in cui, secondo i parametri che misurano la qualità dei servizi sanitari, è crollata in 12ª posizione. A fare la valutazione è il Ministero della Salute, per verificare quanto sia appropriato ed efficace l'uso delle risorse pubbliche delle regioni coinvolte, escluse la Valle d'Aosta, le 2 province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna dal 2010. In numeri, il Piemonte è passato da 218 punti a 188, facendosi superare da Veneto e Toscana, 222 punti, seguiti da Emilia-Romagna, 221,
Lombardia 215, Marche 212, Umbria 211, Liguria 206, Abruzzo, Lazio e Puglia. A penalizzare il Piemonte, secondo l'analisi della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero, non sarebbe però effettivamente la qualità dei servizi notoriamente in crescita, ma la proverbiale indolenza burocratica, fatta di carenze informative, quali l'insufficienza della qualità dei flussi informativi integrate solo successivamente alla data di chiusura della valutazione della griglia LEA. Questo è quanto si legge nel documento. Infine, anche se in calo, va detto che il Piemonte è ampiamente in centro classifica delle promosse o adempienti, che in tutto sono 17. Maglia nera invece a Molise e Calabria. Veniamo ora ad uno sguardo ai dati, quelli segnalati dall'unità di crisi della Regione Piemonte per quanto riguarda la presenza del Covid sul nostro territorio. Partiamo come sempre dal numero relativo ai decessi, più uno purtroppo rispetto alla giornata di ieri, non sarebbe però della provincia di Cuneo. Andiamo ai contagi, più 263 nelle ultime 24 ore in Piemonte, 30 sono cuneesi. Andiamo ai guariti, più 175 rispetto a ieri, di questi 46 sono della provincia di Cuneo. Per quanto riguarda invece gli ospedali, in terapia intensiva non è aumentato il numero, restano 24 i ricoverati. In terapia non intensiva in realtà sono anche diminuiti, 194 in tutto, meno 2 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 3.546, più 89 rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 22.371, 2.160 in più rispetto alla giornata di ieri. Torniamo a Cuneo per parlare della situazione del quartiere che gravita attorno alla stazione Corso Giolitti. Sono molte le vie interessate da quello che è il fenomeno di degrado, più volte segnalato e denunciato anche attraverso le nostre telecamere dai residenti di zona. L'ultima richiesta che hanno fatto i residenti è quella di rimuovere le panchine in via Silvio Pellico per evitare che vengano che ci si accampi tutta la sera, aumentando le situazioni di degrado. Un appello che l'amministrazione comunale ha accolto, infatti le panchine sono state rimosse. Da oggi 5 panchine in meno qui in via Silvio Pellico sono state rimosse dal comune su richiesta esplicita vostra del comitato di quartiere. Ci vuole spiegare come mai, da dove nasce questa richiesta, e se siete soddisfatti adesso? Ma è vero che il sindaco l'ha fatto dietro nostra richiesta. Noi per la verità non è che siamo convintissimi che questa operazione porti dei grandi risultati, però siamo convinti che se non facciamo niente non otteniamo niente. Io penso che ci vorrà almeno una settimana per valutare appieno il risultato di questa iniziativa. Le posso già dire che adesso i risultati sono positivi, perché le assicuro che nelle altre sere a quest'ora anche in questa panchina davanti al nostro filo c'era una decina di persone che bevevano e facevano tutto quello che noi sappiamo, ma soprattutto sulla sinistra c'era gente che beveva birra. Si narra che spacciano e ci sono grandi problematiche molto molto grosse. È da 2 anni che siamo qua come comitato, nel direttivo del nuovo comitato di quartiere, e abbiamo avuto sempre in modo continuativo degli scambi con l'amministrazione comunale di Cuneo. Diciamo che ci sono venuti incontro, hanno fatto delle iniziative come quella di mettere la videosorveglianza in Corso Giolitti, con due che prendono via Meucci e anche in via Silvio Pellico. Questo è stato un punto importante. Un secondo punto è stato, io credo, sicuramente mettere due vigili che girano qua al pomeriggio. Solo che non hanno portato i risultati sperati. Una terza cosa, l'amministrazione ha inserito delle associazioni che fanno riferimento al progetto La Boa, e dico, tutte hanno fatto qualcosa, ma sicuramente non hanno portato risultati che ci aspettavamo. Cosa chiediamo noi all'amministrazione? La mia idea è che abbiamo suggerito all'amministrazione di andare presso gli esercizi commerciali che permettono
ai loro clienti di fare schiamazzi fino a ora tarda, che vendono birra a bassissimo prezzo e non si preoccupano di vendere all'inverosimile quantità di birra finché i clienti bevono, pisciano là dove capita, si ubriacano, si picchiano. E secondo me l'amministrazione deve fare passi importanti nei confronti dei titolari. E un'altra cosa che secondo me l'amministrazione deve fare è dire al corpo dei vigili di essere più severi con coloro che disattendono le direttive del comune, ma anche e soprattutto nei confronti degli esercizi commerciali, che devono sapere e essere ben consci che questa roba che loro permettono ai loro clienti va a infastidire tutto quanto il quartiere. E quindi sono delle cose in cui noi ci crediamo molto. Ad un anno di distanza dall'incidente dove perse la vita una turista torinese, furono ferite quattro persone travolte da un SUV a Monforte d'Alba, è iniziato il processo. Il tribunale è quello di Asti, il principale imputato è un autotrasportatore di 42 anni, carrucese, era alla guida del SUV quel venerdì 20 settembre del 2020, quando avrebbe perso in pieno centro paese il controllo del veicolo, travolgendo, come detto, un gruppo di turisti. In quella circostanza morì la torinese Fiorangela Ghiglio e rimasero gravemente ferite quattro persone. Il reato che gli viene contestato e per il quale è imputato a giudizio l'omicidio stradale aggravato da lesioni gravi e gravissime. L'udienza si è tenuta nella giornata di martedì 14 settembre per l'acquisizione delle parti civili ed è stata rinviata al prossimo 25 gennaio per dare tempo alle parti di definire il capitolo relativo al risarcimento delle vittime. Cambiamo argomento, ma restiamo nell'Albese, parliamo di economia ed in particolare dell'ennesima iniziativa virtuosa della Ferrero, la multinazionale dolciaria che ha sede ad Alba e che riconoscerà tutti i dipendenti di tutti i suoi stabilimenti in Italia un premio di produzione, un premio di risultato pari a 2.200 euro ciascuno. Circa 2.200 euro è la cifra che i lavoratori del gruppo Ferrero troveranno nella busta paga di ottobre come premio di risultato per l'esercizio 2020-2021. Sono circa 6.000 tra impiegati e operai i dipendenti in Italia della multinazionale albese che riceveranno il bonus, che potrà variare leggermente in base alla sede di lavoro. La Ferrero e i sindacati hanno trovato un accordo dopo un lungo incontro svolto in videoconferenza, nel quale sono stati analizzati l'andamento di mercato, le prospettive produttive dell'azienda, i programmi di investimento e le tendenze occupazionali. Il premio individuale viene determinato da due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda, che concorre a determinare il 30% del bonus, e il risultato gestionale, il 70% del premio, legato all'andamento di ogni singolo stabilimento. L'accordo ha soddisfatto entrambe le parti, come espresso in una nota di azienda e sindacati, perché in un anno caratterizzato dalla pandemia sono stati ottenuti risultati importanti e avviati progetti di qualità senza tralasciare la sicurezza, con l'attuazione di tutte le misure anti-Covid per permettere ai dipendenti di lavorare sempre in totale sicurezza. Un comune del territorio cuneese ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, l'attivista ricercatore egiziano che si trova in carcere al Cairo dallo scorso 8 di febbraio, uno studente universitario di Bologna e particolarmente impegnato per rafforzare e proteggere i diritti fondamentali in terra egiziana. Il punto all'ordine del giorno è stato approvato dalla maggioranza all'unanimità dal comune di Trinità, però insomma non ha messo tutti d'accordo, perché ci sarebbero comunque anche stati degli astenuti e dei contrari. Comunque all'attivista che si trova ancora in carcere dall'8 di febbraio verrà conferita la cittadinanza onoraria del comune di Trinità.
Parliamo ora di allevamento e soprattutto di quelli che sono gli strumenti che si vorrebbero realizzare per cercare di migliorare la vita degli allevatori. In questo caso parliamo di allevatori di polli, ma non solo, anche capponi. L'iniziativa è partita dal comune di Morozzo, infatti ed è rivolta soprattutto alla sua eccellenza, quella di realizzare un macello dedicato e certificato esclusivamente alla macellazione dei capponi e dei polli, una struttura che di fatto adesso non c'è, che si vorrebbe realizzare al MIAC dei Gronchi. Completare la filiera di lavorazione del cappone con un macello certificato da realizzarsi al MIAC dei Ronchi di Cuneo e a servizio di tutto il comparto dei piccoli produttori avicoli. E questo è il progetto che il Comune di Morozzo ha presentato al Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela del cappone, che coinvolge 16 paesi della pianura cuneese, una struttura di riferimento che è di fatto l'anello mancante in una filiera che si sviluppa tutta sulla provincia. Un progetto al quale stiamo lavorando da un po', dice l'assessore morozzese Delia Revelli, e per il quale la scorsa primavera abbiamo partecipato al bando per le filiere agricole promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ci ha concesso un contributo di 20.000 euro. Ne servirebbero però almeno 70.000, ma è un primo passo, commenta Revelli, e il progetto non sarebbe ad esclusivo servizio degli allevatori di cappone, ma di tutto il comparto avicolo, soprattutto dei piccoli allevatori che oggi non possono fare altro che rivolgersi a strutture industriali. In effetti, in provincia di Cuneo non c'è una struttura che possa essere destinata all'uso dei piccoli allevatori. L'intenzione è quella di portare a termine l'iter per la realizzazione della struttura, molto probabilmente nell'ambito del MIAC dei Ronchi, entro la fine dell'anno. Una scelta strategica, quella del MIAC, per il quale è già in corso una rivoluzione importante, volta ad una crescita del mercato zootecnico, come annunciato dal presidente Marcello Cavallo. Per me che è davvero importante perché rappresenta un po' lo spartiacque tra quella che è un'attività convenzionale e va verso un'attività invece diversa, che è un'attività legata al polo di innovazione, il polo agri-food, che è un polo di ricerca e innovazione aperto a tutte le aziende di tutti i settori, piccole, grandi, eccetera. E poi è un momento che da là anche ha una nuova impostazione anche legata al mercato, che in prospettiva, a fianco del mercato, una prospettiva non è che passerà molto tempo per la verità, non andremo più a pensare solo al mercato fisico, ma anche a un mercato digitale per i bovini. Stiamo anche partecipando attivamente a inserire i prodotti dell'agroalimentare cuneese del sud del Piemonte in una piattaforma di vendita online per creare anche delle opportunità nuove alle nostre imprese. Ed ora parliamo di problemi del comparto zootecnico, in qualche maniera restiamo in argomento, parliamo soprattutto di quelli che sono stati segnalati dai margari che ancora salgono in alpeggio, un'annata particolarmente difficile, quella che sta volgendo al termine per tutta una serie di problematiche. Si parla di sentieri difficili da gestire, ma anche e soprattutto dei danni dovuti dalla siccità che ha caratterizzato anche i mesi in alpeggio, ed in particolare c'è anche la segnalazione della prolungata chiusura della provinciale 104 del vallone di Elva in Valle Maira, su cui Confagricoltura Cuneo, sollecitata da diverse aziende che in queste settimane stanno rientrando a valle appunto con il bestiame, ha interpellato direttamente la provincia di Cuneo per cercare di capire quale sia una soluzione soprattutto per il futuro. Adesso apriamo invece una pagina dedicata più allo sport, partendo da un evento che, come sempre, premia i grandi protagonisti dello sport nazionale e internazionale. Stiamo parlando del Gala della Castagna di Frabosa Sottana, che è stato ovviamente confermato nei mesi scorsi, ma ormai si sta veramente avvicinando.
Si avvicina l'appuntamento con il 33esimo Gala della Castagna d'Oro a Frabosa Sottana. Dopo l'anteprima di luglio, che ha visto l'assegnazione della prima Castagna d'Oro 2021 in ambito istituzionale al generale Francesco Paolo Figliuolo, la tradizione continuerà nel primo weekend di ottobre, quando a raccontarsi al pubblico del Gala Palace saranno la pugile Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria pesi piuma. Con lei Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Paralimpiadi di Tokyo, dove ha stabilito anche il nuovo record mondiale della disciplina, correndo la distanza in 14 secondi e 11. E Davide Mazzanti, coach della nazionale femminile di pallavolo, appena salita sul tetto d'Europa, conquistando sul 3-1 la finale degli europei in casa Serbia. Ancora una volta, dice Paolo Bruno, presidente dell'associazione turistica Mondolest, storico organizzatore dell'evento, il Gala della Castagna d'Oro saprà regalare forti emozioni. Irma Testa, Ambra Sabatini e Davide Mazzanti hanno fatto sognare l'Italia e firmato successi che rimangono indelebili nella nostra memoria. Porteranno a Frabosa la loro testimonianza di sportivi, ma anche prima ancora di donne e di uomini che con sacrificio e forza di volontà hanno scritto grandi storie di coraggio e di rivalsa. Grandi storie di squadra, di vita, di uno sport che insegna a non arrendersi e a rialzarsi, a credere nei propri sogni, e che renderà il Gala della Castagna d'Oro 2021 un appuntamento da non perdere. Sabato 2 ottobre l'ospite d'onore dell'ormai apprezzatissimo talk show condotto da Marino Bartoletti sarà l'intramontabile Orietta Berti, che ripercorrerà i suoi 55 anni di carriera. E a proposito di eventi dedicati in qualche maniera allo sport, andiamo a Cuneo, dove domenica i campi del Parco della Gioventù verranno intitolati ad una grande giornalista sportiva recentemente scomparsa, la nostra Alessandra Witzel. Al nostro microfono l'emozione della grande amica Eva Callipo. Eva Callipo, anche tu presente a questa presentazione del Cuneo, in cui è stato presentato anche un torneo giovanile, insomma, che suscita qualche emozione in te. Sì, beh, devo ringraziare il Cuneo, nella figura di Walter Vercellone, perché lui, come ha già detto in conferenza stampa, è stato un grande amico sia di mio papà e mio zio, soprattutto mio papà. Gli ultimi anni, insieme anche al compianto Piero Carosso, formavano il trio delle trasferte del Cuneo, e mi ha fatto piacere anche perché questo memorial viene legato al calcio femminile. Come ben sapete, al di là del mio legame, anche e soprattutto quello di mio papà, ma anche di mio zio, perché comunque all'inizio anche lui nella storia dell'Alta Italia era anche lui parte importante nel direttivo dell'Alta Italia. E poi, a proposito di emozioni, un altro evento importante a cui tieni molto, l'intitolazione tra pochi giorni degli impianti del Parco della Gioventù ad Alessandra Witzel. Sì, sarà un weekend emotivamente intenso, perché sabato il memorial sia per papà che zio, e domenica l'intitolazione al Parco della Gioventù in memoria di Alessandra. È una proposta, un'iniziativa che ho voluto fortemente, e grazie soprattutto, come ho già ripetuto più volte, all'amministrazione comunale, nelle persone dell'assessore Clerico e Franca Giordano, ed è una bella cosa, e penso che questo è un'iniziativa, ma è comunque un'intitolazione che Alessandra si merita. E poi ringrazio anche pubblicamente la Freedom, perché a seguire dell'intitolazione ci sarà anche un memorial, un triangolare, e di questo devo ringraziare il presidente Danilo Merlo e il vicepresidente Pasquale Landolfo, che, seppur non conoscendola direttamente, sono stati molto sensibili, grazie anche alla sensibilità di Luca Vargiu, il direttore sportivo, che insieme a me e Alessandra abbiamo fatto la storia del calcio femminile a Cuneo. Parliamo anche di pallavolo maschile. Il CT della nazionale maschile Under 21 Angiolino Frigoni ha scelto i 12 atleti che parteciperanno ai campionati del mondo Under 21, in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia e in Bulgaria. Fra i 12 giocatori è stato convocato anche il nuovo acquisto del VBC Synergy Mondovì, Nicola Cianciotta. A proposito di pallavolo maschile, parliamo di Cuneo Volley, che prosegue la preparazione in vista della prossima stagione in A2. Fra i giocatori confermati, lo schiacciatore Alessandro Preti.
tu insomma sei uno di quelli che si è rimasto dalla scorsa stagione, quindi l'ambientamento, non c'è stato bisogno dell'ambientamento, però le settimane di preparazione sono sempre dure. Come stanno andando? Ma le impressioni sono sicuramente positive. Siamo davvero, secondo me, un bel gruppo preparato, abbiamo fatto un passo in avanti secondo me, rispetto all'anno scorso, siamo carichi e positivi. Tanti nuovi, l'abbiamo detto, anche sul campo come sta andando? No, sta andando molto bene, molti giocatori si è detto bene nuovi, alla fine sono giocatori con la quale esempio io mi era già capitato di giocare, sia con Jacopo avevamo giocato insieme ai tempi di Secrate, con Pedro avevamo giocato insieme ai tempi del Club Italia, quindi comunque sono persone che abbiamo, contro le quali avevamo già giocato contro oppure giocato insieme, questo vale un po' per tutti, quindi sì, sono professionisti e dentro e fuori dal campo. Ecco, il palleggiatore è un ruolo molto importante, è cambiato, quindi cambiano anche le dinamiche, la conoscenza. Ecco, da questo punto di vista con Pedron come sta andando? Vi state iniziando a conoscere? Sì, ci stiamo trovando sicuramente molto bene. Matteo è, per quanto sia, possiamo dire, giovane, anche se ormai 27 anni non si è più giovani, ma è sicuramente una delle persone più esperte della categoria. Ha fatto ormai 8 anni di A2, è un professionista. Io ho giocato insieme a lui anche in Nazionale Juniores, per Juniores. Sicuramente un ottimo palleggiatore e siamo contenti di averlo. Ultimissima cosa, hai detto che secondo te si è fatto un passettino in avanti, quindi dopo la stagione buona dell'anno scorso l'obiettivo è migliorarla, significa arrivare in fondo alle competizioni. Nello sport sicuramente, esatto, l'hai detto tu, l'obiettivo è sempre quello di migliorarci, noi se siamo rimasti non ti nego che l'obiettivo è quello, è magari poterci giocare una finale, poi ovviamente non è una ricetta magica dove allora se prendi i giocatori più bravi oppure spendi di più arrivi più avanti, noi quello è il nostro obiettivo, sicuramente quello di voler giocare qualche partita importante magari col pubblico e ci alleneremo giorno e notte per questo. Siamo arrivati in chiusura, prima di lasciarci però uno sguardo alla situazione, vaccini, nelle ultime 24 ore 14.512 le persone che lo hanno ricevuto, il vaccino contro il Covid, le cifre maggiori riguardano i ragazzi fra i 12 e i 15 anni che sono 4.368 e quelli fra i 16 e i 29 anni che sono 2.389 per quanto riguarda appunto le ultime 24 ore. Fra le notizie più importanti, secondo il pre-report settimanale del Ministero della Salute, quella che il Piemonte continua a restare in zona bianca. Siamo arrivati in chiusura, grazie per averci seguito e buon proseguimento.